Buonasera, bentrovati. Allora, io stasera sono soltanto in veste di lanciare il testimone perché questa sera la programmazione di Calu Surria entra nel vivo del suo progetto culturale con questa trasmissione di stasera. Quindi ogni mercoledì ci sarà questo appuntamento in studio, in diretta, al di là del mare. Poi avremo modo di approfondire questo titolo, ma anche se è molto semplice intuirne il significato, anche la scenografia che ci aiuta praticamente per appalesare questa idea. L'occasione di stasera ci è data per la ricorrenza appena trascorsa del 2 novembre, ricorrenza che richiama la tradizione molto sentita dalle nostre parti per il culto dei morti. In un contesto sociale sempre più pluriculturale, riteniamo quanto mai necessario crescere nel rispetto reciproco attraverso la conoscenza, il dialogo e la ricerca dei valori comuni. Stasera proveremo a farlo attraverso questo argomento, il culto dei morti, che ci aiuterà ad entrare nel cuore di due religioni, espressioni di due culture molto vicine ma anche differenti, l'Islam e il cristianesimo. Per tale ragione, conoscere per dialogare è il nostro approccio giornalistico con il quale proveremo a mettere al centro e a valorizzare la questione del dialogo interculturale come necessità ineludibile affinché le differenti identità possano riconoscersi e convivere pacificamente attraverso il superamento delle paure e dei pregiudizi, per saper cogliere al di là delle differenze e perché no, al di là del mare, appunto motivo della scelta del titolo di questo programma, gli elementi che tutti gli esseri umani hanno in comune. Due di questi elementi sono la vita e la morte, che stasera cercheremo di mettere al centro del nostro incontro culturale per coglierne gli aspetti salienti di ciascuna cultura. La delicatezza dell'argomento ci ha suggerito che a parlarne fossero proprio due persone, non due persone qualunque, ma l'imam per l'Islam e il vescovo della chiesa locale per la religione cristiana. Vado a presentare subito gli ospiti della serata, questo quantomeno per il piacere di farlo. Do il benvenuto all'imam Mufid Abu Tawk. Buonasera, grazie per aver accettato il nostro invito. E Monsignor Calogero Peri, vescovo della diocesi di Caltagirone. Buonasera, eccellenza, grazie per aver Buonasera, accettato bentrovati a tutti. questo nostro sforzo, diciamo, stasera. Ecco, a condurre questa trasmissione sono i due responsabili della redazione di Calu Surria per quanto riguarda il video, diciamo, ecco, perché la redazione è composta da Cristina Navarra, dalla dottoressa Cristina Navarra, dal dottor Gianfilippo Vispo e quindi da Manuela Scebba, benvenuta, grazie di essere qui con noi, e a Hassan Mari. L'ho detto bene stavolta, Hassan? Va benissimo così. Benvenuti, grazie, io vi cedo il microfono. I programmi del mercoledì sono vostri, io spero di aver assolto al mio compito di editore, soltanto per introdurre l'argomento che mi stava particolarmente a cuore e questi autorevoli ospiti che indubbiamente danno lustro e significato, oltre misura, diciamo, per quello che andiamo a fare. Prego, chi vuole cominciare? Manuela, prego. Buonasera a tutti, intanto siamo molto contenti di avervi qui presenti oggi in questa trasmissione di Calu Surria, di cui il fine è proprio quello di cercare di abbattere le barriere del pregiudizio e di incontrarci e di aprire le porte al dialogo interculturale e interreligioso. Proprio per questo noi volevamo proporre un video di 2 minuti, una presentazione sul lavoro che viene fatto in Siria. In un monastero di Mosè degli Abissini, inaugurato da un frate italiano che ad oggi è stato rapito in Siria e che tanto ha lottato per il dialogo interreligioso, di cui ha fatto la sua forza. Ricordo benissimo che andare in questo monastero aveva realmente un'atmosfera incredibile perché sia i cristiani che i musulmani si trovano lì a partecipare alle funzioni religiose, a pregare anche
nel loro modo di pregare, incontrarsi senza nessun tipo di distinzione o di pregiudizio. Si mangiava insieme e quant'altro. Ed è un augurio per, speriamo che ritroveremo al più presto questo prete che tanto ha combattuto per Come si chiama? padre Paolo Dall'Oglio, italiano, vive in Siria da più di 30 anni. Bergamasco. Sì, lui scrisse questo libro in cui sognò questo monastero e si spinse nel deserto siriaco proprio per ricercarlo. E grazie ai fondi anche della cooperazione italiana restaurò il tutto. C'è questa chiesa all'interno molto bella con questi affreschi bizantini che lui si è premurato di restaurare. Possiamo partire col video. Sì. Prego la regia. Secondo me era molto importante vederlo, anche perché è interessante vedere che le celebrazioni magari di un rito cristiano vengono fatte in un'altra lingua che magari quella araba. Perché secondo me è realmente importante questo dialogo interreligioso, perché molto spesso si crede che le due religioni siano in antitesi, invece non è assolutamente vero, si parla proprio di confrontarsi su dei temi che poi sono le religioni, diciamo, due delle più importanti, e quindi è molto importante realmente essere uniti insieme per cercare di dare dei messaggi che penso che siano universali. Al di là di questo, oggi siamo qui anche per parlare della vita e della morte, come queste due religioni possano realmente parlare e rapportarsi alla vita e alla morte. Infatti ci interessava capire se le differenze, quello che si trova sia nella religione cristiana che nell'Islam, qual è il senso della vita per la religione cristiana e qual è il senso della vita per l'Islam? Qual è il messaggio della vita? Iniziare. Partiamo subito. Sua Eccellenza, Monsignor Carlo Gerber. Molto brevemente, penso che tutti sappiamo che la vita è un grande valore. Cosa aggiunge il cristianesimo? Non è semplicemente un valore in quanto tale, ma è un dono e quindi mette la vita in relazione, in quanto ogni vita è una creatura, significa ha un rapporto dall'alto. E questo non si può mai dimenticare senza perdere il valore della vita. E in questo senso la vita non può essere posseduta da nessuno, tutti siamo a servizio della vita, riconoscendo appunto che la vita ha la sua origine, il suo principio e dunque il suo senso, la sua spiegazione, il suo significato, il suo fine in Dio. Perso questo legame così stretto, la vita perde il suo valore. Allora, saranno criteri esterni a determinare il valore, per esempio quello che c'è stato durante la Seconda Guerra Mondiale, quando qualcuno decide che alcuni non hanno diritto di vita o è una vita. Ecco perché nessuno, ritengo, possa invocare Dio per togliere la vita, perché questo sarebbe esattamente una bestemmia contro Dio. Nel cristianesimo Dio è amante della vita, difensore
della vita. Quindi chiunque in nome di Dio si arroga o potrebbe arrivare a questo, evidentemente, secondo me, c'ha una distorsione di fondo fondamentale. Perché il vero miracolo, la vera domanda è come mai dal nulla esiste qualche cosa. E siccome nessuna creatura può iniziare da se stessa, inizia sempre da altro. Infatti noi c'è un tempo in cui non siamo, un tempo in cui esistiamo, un tempo in cui non saremo. Ora, se tutta la realtà fosse così, il passaggio dal nulla, dal non esistere all'essere, non potrebbe accadere. Questo è il senso che Dio spiega il mistero dell'essere e spiega il mistero della vita. Ecco allora perché dinanzi alla vita la religione cristiana si è messa sempre in punta di piedi, perché il rispetto della vita è il primo legame con cui si rispetta Dio. Se ne riconosce l'essere, il valore, il principio, l'origine, il senso, l'assoluto. E questo significa che la vita, pur essendo legata all'assoluto, per il cristianesimo non è un assoluto. Può sembrare una contraddizione, ma detto così potrebbe anche essere difficile comprenderlo. Faccio un solo esempio e si capisce subito. Per il cristianesimo la vita non è il valore assoluto, perché significherebbe che altrimenti tu la dovresti rispettare sempre. Invece il cristianesimo ammette che tu possa morire per aiutare un altro. Ecco, vuol dire che l'aiuto, l'amore è più grande della vita. E noi tutti riconosciamo che se un padre muore per il figlio, se qualcuno a Lampedusa si è buttato per salvare qualcun altro, questo è un valore. Dice, ma ha rischiato la vita. Appunto perché ha rischiato la vita, ha riconosciuto qualcosa di più grande, la vita dell'altro, e dunque un assoluto. Ecco allora perché io ritengo che su questi temi bisognerebbe pensarci un po' di più per evitare frettolose affermazioni che spesse volte non rispettano la vita e non rispettando la vita non rispettano Dio. Quindi io per il momento mi soffermerei a declinare che la vita dipende da Dio, è un dono di Dio che ci parla di Dio, e nei momenti in cui non ci parla di Dio e non si riferisce a Dio rischia di degenerarsi e rischia di degenerare. Quindi la vita come un dono. E invece nell'Islam... Nell'Islam la vita è un dono di Dio. Da quando c'è Genesi nel Corano, parla a Dio agli angeli e che io farò del mio successore sulla terra. Gli angeli fecero l'obiezione a Dio: perché vuole creare chi sarà malvagio e chi verserà il sangue? Il Dio dice: io so quello che voi non lo sapete. E questo raccontato nel secondo capitolo del Corano. E quindi la vita diede Dio a Adamo, nostro padre Adamo, la vita attraverso il soffio divino di Dio, e quindi dà qualcosa di se stesso a questa creatura, e la vita è il dono che lo dà per ognuno di noi, mandando un angelo dopo al quarto mese a soffiare l'anima nel grembo della mamma a questo feto, e scrive quattro parole in quella occasione, e quanto vivrà, cosa farà, quanto avrà, come sarà condannato o beato, e quindi sempre da Dio il soffio, e il valore della vita è da Dio dato a noi. E quindi se Dio ha dato la vita, e il significato che vuole Dio dalla nostra vita è quello di adorare Dio. Adorare Dio, Dio dice testualmente nel Corano: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Io ho creato gli spiriti, gli esseri umani, per adorarmi. Quindi Lui ha dato la vita, Lui ci tiene nella vita e Lui ce la toglie. E Lui l'unico a togliere la nostra vita. Quindi nessun uomo ha diritto di togliere la vita dell'altro. Perché l'Islam dà importanza alla vita anche agli animali. Che dice un detto del profeta: una donna andata all'inferno per un gatto, lo ha chiuso in una stanza senza darlo da mangiare, senza lasciarlo libero per procurarsi il mangiare. Questo comportamento l'ha dato merito per andare all'inferno. Noi come vita la guardiamo come se fosse un anello, una catena formata da anelli
Allora, l'anello quando fummo nella saggezza di Dio, secondo anello quando noi siamo nel grembo della terra, terzo anello, questo attuale, quarto anello dietro quella porta che si chiama morte. Là c'è un altro anello di vita, vita di anime, essendo dal soffio divino di Dio e quindi eterna. Allora, e questo anello si sposta verso l'anello finale, quello del giorno del giudizio, dove saremo risorti tutti quanti e ci sarà il paradiso, l'inferno e il borgatorio. L'Islam guarda la vita una catena che non finisce mai, è una catena eterna. Molte similitudini anche. Ovviamente il culto dei morti è molto diffuso in tutte le società e non fa, diciamo, differenza oltre. Nel senso, esiste anche nelle società che hanno delle religioni diverse oppure non hanno proprio una religione. Già fin dall'esistenza dell'Homo sapiens, la scienza praticamente ci racconta che sono state trovate delle tombe con dei cadaveri, corpi decorati con l'argilla rossa, con decorazione con i conchigli, e questo ci fa pensare da subito che le nostre antenate, l'Homo sapiens appunto già celebrava il ricordo, celebrava manifestazioni funebri per ricordare il loro defunto e il loro cari. Ci interessa molto capire anche questo, capire un po' che cos'è il culto dei morti in questo caso, che sono i gesti e parole per celebrare e ricordare i defunti, in questo caso per la religione musulmana, la religione cristiana, anche le letture dei passaggi diversi del Corano e della Bibbia. Così come ci interessa un po' capire un po' come avviene l'espressione della famiglia, delle persone più vicine al defunto, della pietà del morto, come viene celebrata in altre società, come lo è anche qui, spesso anche nella stessa società troviamo una diversificazione di usanze e di celebrazione dei defunti. Secondo lei come la possiamo un po' spiegare questo, diciamo, l'essere vicino al defunto anche dopo dopo la sua morte, dopo la non sua esistenza fisica? Lei, secondo lei, come che la gente ricorda o come dovrebbero ricordare un caro che non c'è più? Riguardo al rapporto dei vivi con i morti, io vorrei fare una precisazione perché poi è in gioco il rapporto vita-morte. Allora, partirei da questa considerazione. È chiaro che noi uomini non ci possiamo spingere al di là della morte, perché ne parliamo prima di averla sperimentata, quando la sperimentiamo non ne parliamo più, quindi nessuno può parlare della morte per esperienza. Allora parliamo tutti attorno alla morte, concernente la morte, in relazione alla morte, o parliamo della morte? Questo è il vero punto. Ecco perché se esiste un pensiero al di là della morte, questo non è un pensiero umano, questo fa parte di una rivelazione. E quindi il cristianesimo ritiene che tutto quello che noi possiamo dire al di là dell'aldilà e dell'aldilà della morte, questo non è un'invenzione umana, è un dono che tu puoi accogliere oppure no, quindi è una rivelazione. E qui, secondo me, il cristianesimo ha molto, come dire, lavorato per un'idea molto semplice, che una volta che l'uomo dipende dalla creazione di Dio, come sentivamo anche nel libro della Genesi, viene detto che la creazione dell'uomo ha qualche cosa di particolare. Dice il testo, Dio vi mise il suo soffio, che significa il suo ruà, il suo spirito, e divenne allora essere vivente. Quindi la vita diventa vera vita, perché per la concezione ebraica la vita umana, almeno quella dell'uomo, è costituita da tre elementi: il corpo, l'anima, che è il principio di vita che tutte le realtà hanno, quindi anche l'albero ha l'anima,
e anche l'animale, infatti si chiama animale perché c'è l'anima, ma quello è semplicemente un principio unificante di vita. In più l'uomo ha un principio divino, Dio ci ha messo di sé, il suo ruolo. Questa concezione poi venne accolta in un contesto culturale diverso che quello del mondo greco, invece, in cui aveva una visione della realtà dell'uomo bipartita, con due elementi, da una parte il corpo, il soma, e dall'altra parte l'anima. Ma l'anima in quel contesto riassumeva soprattutto il principio vitale e dunque il logos, l'intelligenza e quindi lo spirito. Per cui a volte molte confusioni che si fanno nasce da questa traduzione di un mistero da una cultura ad un'altra. Per cui io posso dire che l'anima è mortale se ragiono con la cultura ebraica e l'anima è immortale se ragiono con la cultura greca. Quindi molte confusioni nascono da questa visione. Il cristianesimo cosa dice? Il cristianesimo dice che essendo l'uomo non soltanto polvere, non soltanto cenere, non soltanto corpo, non soltanto basar, ma c'è questo principio divino, è immortale, perché Dio è immortale. E questo ha portato a considerare la morte non come fine, e neppure soprattutto come il fine dell'uomo, quasi che noi viviamo per la morte. Ecco allora perché le parole sono passaggio, transito, passaggio da una forma ad un altro, ma non la fine della vita. Perché il vero problema che noi ci poniamo riguardo della morte è proprio questo. Ma quando finisce il nostro corpo, questa vita l'unica che conosciamo, cosa accade? Ma già questa domanda, per avere un senso, già che noi lo sappiamo cosa accade dal punto di vista fisico, dal punto di vista biologico, c'è la disgregazione. Se noi ci domandiamo che cosa accade di me nel momento in cui muoio, inconsapevolmente qualcosa da dentro ci istruisce che io non sono soltanto quel corpo che si degrada, invecchia e muore. Altrimenti sarebbe una domanda senza senso. Quindi tutte le domande di senso sulla morte racchiudono un anticipo, un desiderio iscritto dentro l'uomo. Chiaro. Fra l'altro l'uomo ha delle manifestazioni che gli mostrano che non è solo materia, perché per definizione la materia è legata allo spazio e al tempo. Questa poltrona è qui ed è un luogo ed è adesso. In questo momento non può essere altrove e altrimenti. Invece l'uomo è in un luogo e pensa altrove. Che cosa gli permette di non coincidere? Che cosa gli permette di anticipare il futuro pensandolo? E che significa? Che non è identificabile, ma cioè sono manifestazioni. Non dico che quello è il segno dello spirito, però è a partire dallo spirito che io posso fare questo. Allora, quando parliamo della morte, il cristianesimo per questo utilizza parole che sono come sonno, come sonno. Ad esempio, quando Gesù parla, il nostro amico Lazzaro si è addormentato, quindi allora dice, se dorme non c'è problema, giusto? No, dice, è morto, perché per Dio la morte e il sonno sono la stessa cosa, cioè è un passaggio. Attenzione, vorrei che fosse chiaro che nel cristianesimo è tutto l'uomo, anche il suo corpo, che accede ad una dimensione di immortalità, ma non questo corpo, non il corpo che abbiamo, ma un corpo sì. Per questo parliamo di una trasfigurazione, di un corpo immortale, di un corpo trasfigurato, perché questa è la modalità con cui Dio ci ha creato. Ecco perché si parla di resurrezione dei morti. Evidentemente poi le domande sono, ma quando avviene? Appena muore? Ma quello non si può rispondere per un motivo molto semplice, perché il tempo è una categoria che appartiene a noi, ma non appartiene a ciò che è al di là. Per cui l'eternità non è un tempo allungato, è un tempo diverso, è una concezione diversa. Faccio un esempio per capirlo. Se io sono dentro una vettura, io non riesco a vedere ciò che mi sta dietro e ciò che mi sta davanti, ma vedo soltanto ciò nel punto in cui sono. Ma se sopra di me c'è un elicottero, vede il mio passato, il mio presente e il mio futuro, quindi ha una concezione comprensiva della realtà. Allora, questa è una sorta di analogia, di esempio, che mi fa capire cos'è l'eternità. Non è un tempo allungato, è un tempo coinvolgente, in cui non c'è un presente, perché come quando io guardo dall'alto, mi è tutto contemporaneo, ma è una forma diversa. Allora,
Io mi soffermerei a dire che da questo poi è nato un culto dei morti. Il culto dei morti nasce dalla convinzione o religiosa o culturale con cui un popolo o una religione si rapporta al morto. Perché diciamocelo chiaramente, noi che cos'è la morte non lo possiamo definire, perché la morte non è una cosa. Noi conosciamo il mortale, che è l'uomo, il moribondo quando si sta avvicinando, è il morto. Ma la morte è un atto, è un passaggio, quindi non lo puoi definire. Allora, il rapporto al morto, dicevo, è in relazione alle convinzioni culturali o religiose che una popolazione. Nel caso cristiano, siccome tutto l'uomo, dunque anche la sua corporeità, è vocata alla vita, a questo passaggio, a questa trasformazione, quindi il morto viene visto come un passaggio da una forma di vita ad un'altra forma di vita. Anche qui vorrei fare un esempio. Già noi a livello biologico abbiamo diverse forme di vita. Un bambino che vive nel grembo di una madre ha una forma di vita, quello è il suo universo. Quando esce è un trauma, un dramma, sangue, sembrerebbe più una morte che una vita, e riscopre un orizzonte più ampio. La morte è una nascita ugualmente drammatica su un orizzonte diverso. Il cristianesimo dice che come all'inizio della vita c'è un incontro, al termine della vita c'è un altro incontro, e che il passaggio della morte, l'atto della morte, si fa da soli o da soli con Dio, perché nessuno ti può accompagnare. Tutti ti lasciano in questa riva, ti tengono la mano, ma c'è un passo che si fa o in compagnia di. Ecco allora perché il culto dei morti nella religione cristiana è un'affermazione che l'ultima parola non appartiene alla morte, che addirittura Paolo può sfidare la morte e dice: dov'è la tua vittoria? Dov'è il tuo pungiglione? Dov'è la tua forza? La tua forza non è, ecco perché tu hai potere su di me, è che io penso di essere soltanto corpo, allora avrebbe potere su di me. E quindi i cristiani dicono che ogni forma, per esempio, di sepoltura è ammessa ad una sola condizione, anche la cremazione, il cristiano l'ammette, purché non viene fatta in odio o per negare la risurrezione. Allora, in quel caso non è la forma di sepoltura che viene condannata, ma l'intenzione, già che il mio corpo è semplicemente materia, io lo brucio. Ma se io dico, questo, lo spazio, la sepoltura, va bene, alla fine polvere siamo, non è che nel momento in cui risorgeremo abbiamo bisogno di questa polvere per diventare altro. Ecco l'immagine di Paolo, il seme, più cade in terra, più muore, più si disfa e più va dall'altra parte. Ecco il mistero della vita. Dalla parte bassa tu lo vedi come disintegrazione, annullamento, esattamente quello che noi vediamo quando qualcuno muore, si disintegra, finisce, si risolve in polvere. Ma da lì a sopra c'è la luce, c'è la spiga, c'è un'altra realtà. Per cui nel cristianesimo c'è una identità, perché altrimenti non si potrebbe parlare di resurrezione mia, ma sarei io un altro, invece sono lo stesso, ma sono altrimenti, sono diversamente. Ma nello stesso tempo c'è una grande trasformazione, trasfigurazione. Dico un'ultima cosa, per cui è il momento della morte è un momento che ratifica quella voglia di vita che l'uomo ha, perché l'uomo, diciamocelo chiaramente, è consapevole che con questo corpo non può durare sempre, perché questo corpo lo istruisce giorno dopo giorno, un giorno in più è matematicamente un giorno in meno nel computo totale dei nostri giorni, quindi mi istruisce che se voglio vivere non posso vivere con questo corpo senza una sua profonda, radicale trasformazione. Questo per esempio faceva dire a Sant'Agostino: morirò per non morire, cioè ho bisogno che venga riplasmato, rimodellato, trasformato per poter veramente vivere. Ecco allora perché noi non parliamo di morte, ma dobbiamo parlare di transito, di passaggio, di trasformazione, e la risurrezione sarebbe il ricomporsi su un altro piano, quello celeste, quello spirituale di tutto l'uomo. Come diceva lei, praticamente la trasformazione è il trapassare, diciamo, trapasso è un'altra
un'altra vita. In altre società, altre popolazioni e anche altre religioni credono appunto nella trasformazione, che non credono alla morte in sé, ma pensano che esista ancora un'altra vita dopo la morte. Con l'imam mi diceva che nella religione musulmana non esiste un'altra vita, ma esiste ben altre tipologie di ricordi per ricordare il defunto all'interno della famiglia o all'interno anche della società. Ecco, io le voglio chiedere all'imam Mufid, secondo lei perché esiste questa volontà di mantenere il ricordo e come viene ricordato il defunto? Per noi la morte, come detto, è la vita, il soffio dell'anima e quindi la corrente, attaccare la corrente, ma soffio divino. In Adamo era diretto da Dio, in noi da un angelo che lo manda a soffiare l'anima. Però questo significa la vita. La vita è il contrario della vita, la morte. La morte è il distacco dell'anima dalla vita. E una volta che si distacca l'anima dalla vita e muore la persona. Però la morte nell'Islam è molto presente, è molto viva nella religione islamica, nel pensiero islamico e cerca di trasmetterla ai devoti musulmani per vivere questo passaggio e essere presente questo passaggio in qualsiasi attimo della nostra vita. Non dimenticare mai la morte, non per fare spaventare le persone, perché noi siamo in una fase, abbiamo detto anelli, l'anello quando fummo, l'anello nel grembo della mamma, l'anello attuale, e questo anello attuale dipende il nostro futuro nelle altri anelli che saranno. E quindi dopo quella morta cosa c'è? Nell'Islam tutto dettagliato fino all'ultimo uomo che esce dall'inferno, entra nel paradiso, poi Dio abolisce il purgatorio e lascia per eternità paradiso e inferno. Allora, nel Corano la parola morte è stata citata 80 volte in 80 versi in 42 capitoli del Corano. Il nostro profeta fa ricordare l'uomo sempre di ricordare la morte, anche in questi testi sacri che sono la parola di Dio, fanno ricordarci solo questi 80 versi e ogni verso lascia viva questo concetto della morte per prepararsi per il nostro futuro là. Perché questa vita di passaggio, Dio ha detto, specificato l'obiettivo della nostra esistenza, e cioè adorare Dio. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Io ho creato gli spiriti, gli esseri umani per adorarmi. E quindi, quando io mi sposto di là, Dio ci ha portato qua, non senza motivo, per un motivo valido, quello di adorare Dio. E per questo ha mandato all'uomo le sacre scritture, ma la responsabilità dell'uomo nell'Islam è attraverso l'intelligenza, il campo della responsabilità è l'intelligenza. E quindi il nostro profeta dice, per esempio, se tu ti ammattini non aspettare la sera, se tu arrivi la sera non aspettare il mattino, per essere pronto con la valigia pronta, con le opere buone attraverso la fede, per l'incontro con Dio. Allora, molte persone si dispiacciono quando muore un bambino. Il bambino, quando va verso l'altro anello, non è responsabile, quindi non è giudicabile, quindi passa direttamente in paradiso. Invece l'uomo, da quando arriva all'età della pubertà, è responsabile e quindi bisogna prepararlo. Allora c'è un verso dice di essere temerati nei confronti di Dio e prepararsi, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih, di fare e sentire l'autocontrollo di Dio in qualsiasi momento e non morire se non sulla strada dell'Islam. Perché la definizione dell'Islam significa sottomettersi alla volontà di Dio, obbedienza assoluta di Dio, e sotto questa definizione la catena inizia da Adamo a Noè, a Abramo, a Mosè, a Gesù, a Muhammad, e noi crediamo in tutta questa catena. Quindi
E quindi la religione islamica dice al musulmano di essere sempre pronta la sua valigia, preparata con la fede e le opere buone per l'incontro con Dio. E il nostro profeta dice: "Wakafa bil mauti wa'idan ya wakafa bil mauti wa'idan". Il secondo successore del profeta l'ha messo sul suo anello: "Wakafa bil mauti wa'idan ya". Basterebbe il ricordo della morte per non cadere nel peccato, per prepararsi a essere buon devoto di Dio. Quindi la morte, l'Islam la lascia viva nella mente del musulmano per prepararsi a questo incontro con Dio, attraverso la fede e l'opera di bene. Ma naturalmente non si può scampare dalla morte, non si può scappare dalla morte e non si può sprecare la vita dell'uomo e uccidere l'uomo. Per esempio, la vita sacra per l'Islam, anche per gli alberi, anche per gli animali, e dice un testo del Corano: chi uccide un'anima innocente come se avesse ucciso tutta la umanità, e chi la salva come se avesse salvato tutta la umanità. Quindi per noi la morte è quando muore una persona, se passa verso l'altro anello, ma un anello appena scende nella tomba e viene interrogato, la prima interrogazione è chiedendo tre domande: chi è il tuo Signore, qual è la tua religione, cosa dici in questo uomo che è stato inviato a voi. Quando fu Adamo, era riferimento a Adamo, e dopo Noè, dopo Abramo, dopo Mosè, dopo Gesù, dopo Muhammad, significa il ritorno verso Dio. Per noi la morte, veramente il musulmano la ricorda sempre, e questo ricordo lo fa vivere questa fede di avere il contatto diretto con Dio. Per esempio dice Dio nel Corano: "Kullu nafsin dha'iqatul maut", ogni anima gusterà la morte. Poi dice un altro verso, dice: "Allahu yatawaffa al-anfusa hina mautiha", quando una persona muore Dio la fa morire durante il sonno, perché l'Islam considera la piccola morte il sonno, la grande morte il decesso. Però per capire questo passaggio, quello che ha detto l'eccellenza sua, se facciamo un esempio, questo esempio: se c'è nel grembo della mamma due gemelli, uno esce prima dell'altro, per quello che è rimasto dentro il suo fratellino è morto e si è spostato verso una vita più vasta, nella realtà dall'altra sponda viene ricevuto con gioia, di là separato con dolore. E ora noi siamo nel grembo della terra, quando un nostro caro ci lascia, per noi c'è un dispiacere perché non possiamo comunicare più, ma nella realtà questo si è spostato verso un'altra dimensione, dove viene ricevuto con gioia. Da chi? Da tutti quelli che sono morti prima di lui, parenti, amici. L'Islam dice che l'uomo, il corpo, noi l'abbiamo costruito dal fango, il soffio, quando c'è il feto, il soffio dell'angelo dà la vita. Poi noi lo costruiamo cellula sopra cellula attraverso la materia e cresce il corpo, e questo corpo, quando si distacca l'anima dal corpo, muore la persona. E allora quando muore noi facciamo la sepoltura, prima della sepoltura laviamo, facciamo il rito religioso islamico per mandarlo al mettente, mandarlo a Dio purificato. E allora si avvolge con un lenzuolo, solo sulla sua coscienza quello che ha fatto lui, sia di bene sia di male. Allora la religione islamica dice che noi quando ci trasformiamo nell'altra vita, facciamo un altro esempio per la morte, è quello di, diciamo, quando noi sogniamo, il sogno dimostra la piccola morte, come dice nel Corano. E allora questa piccola morte, se noi sogniamo nel sogno, durante il sonno, sogniamo il gusto
diciamo, del sogno ci rimane nella bocca paura, gioia, tutto quello che... Allora, se il corpo era immobile a letto, chi ha sentito questa gioia o questo dolore? Chi ha comunicato con chi? Chi ha conosciuto chi? E questo significa che l'anima, che il soffio è mortale in noi, la riconosce l'uomo, e quindi le anime si riconoscono e dialogano e sentono la sofferenza, la gioia e il dolore. Quindi quando il corpo viene sepolto, e questo corpo si scioglie, ma nella cultura islamica dice nell'ultima parte della colonna vertebrale e c'è un seme indistruggibile. E questo seme conserva le radici, le caratteristiche di questo uomo. Nel giorno del giudizio, quando Dio fa morire tutte le creature e noi ci spostiamo verso questa vita, si chiama di separazione, Alam al-Barzakh, che separa la vita terrestre dalla vita dell'aldilà, Dio ci fa ritornare in vita attraverso questo seme che Dio fa scendere una pioggia simile al liquido seminale che fa crescere una specie di albero dell'uomo, poi Dio manda le anime a ognuna a indossare il suo veicolo e quindi ritorniamo nella vita, corpo, anima, mente, perché l'Islam ha considerato l'uomo con questa composizione e tutte le legislazioni islamiche a questo uomo curano questi tre aspetti per raggiungere l'equilibrio interiore e esteriore. Lei diceva che nella religione, nella cultura islamica la morte fa parte della vita. Ecco, ritorna alla domanda che ho fatto. Quali sono i percorsi o come si ricorda un defunto, uno che muore, o tramite, diciamo, da parte dei familiari o da parte dei cari del defunto? Per noi il morto è la sua continuità con i suoi figli, per questo la religione ha raccomandato di sposarsi. Lei mi diceva l'Islam dice esempi. Si interrompono le opere del figlio di Adamo con la sua morte, tranne in tre cose. La prima cosa è la beneficenza continua nel tempo dopo la morte del defunto, oppure una saggezza lascia scienza sempre utile nel tempo per quelli che vengono dopo di lui, oppure un figlio che continua a fare le opere del bene, e questo figlio è la continuità del defunto, ma non solo il figlio, tutte le discendenze, le generazioni che arrivano dopo sono la continuità del morto. Ma per noi il morto, noi lo ricordiamo con le preghiere, sia nel luogo del cimitero, a visitare il cimitero, fisicamente il cimitero, per consolare il morto e stare vicino a lui, perché lui, quando muoiono, loro sentono come noi e vivono un'altra dimensione, solo che loro non possono parlare con noi, non possono comunicare con noi. E quindi, e questo è un aspetto. L'altro aspetto è la preghiera che noi la possiamo fare al morto, anche a distanza di migliaia di chilometri, e arriva al morto. Quindi la preghiera rivolta verso Dio per ricordare il nostro caro, e sempre rimane vivo, e noi preghiamo, quando preghiamo, per tutti i morti, e in qualsiasi momento, in qualsiasi orario. Sì, il 2 novembre in Sicilia, in Italia, si celebra la giornata dei morti. Prima veniva celebrata in modo diverso, adesso insomma questa tradizione sta un pochettino scemando, l'arrivo di Halloween, il culto celebrato in maniera diversa. Il Pitre, il nostro grande Pitre, ricorda come veniva celebrata in Sicilia precedentemente il culto dei morti, cioè si credeva che i morti di notte andassero dai pasticceri a rubare questi dolci che poi portavano ai bambini, e i bambini ricevevano direttamente dai morti questi dolci, ma era anche un modo propedeutico per descrivere ai bambini che cosa fosse la morte, senza impaurirli, facendogli passare il messaggio che il morto è colui che ti sta vicino e che quindi ti può anche premiare.
come voi spieghereste che cos'è la morte a un bambino, nel vostro caso, sia nella religione cristiana sia nella religione islamica? Io vorrei utilizzare questa opportunità per dire, come tu raccontavi, che la saggezza popolare, intrisa di cristianesimo e dunque di fede nella risurrezione, aveva con i morti una continuità che non si spezzava. Per cui il modo bello, diciamo gioioso e anche interessato dei bambini di accostarli al mistero della morte è di dire che i morti avevano, continuavano una loro vita, una loro azione di bene sulla vita del presente. E questa della tradizione un po' variata, andavano a prendere morti, andavano a prendere i dolci oppure loro stessi se li procuravano, era per dire al bambino: guarda che tu fai parte di una catena, fai parte di generazione e che queste generazioni continuano a prendersi cura di te. Evidentemente se noi tutto questo lo soppiantiamo con culture altre senza fondamento, perché se tu vuoi chiedi una spiegazione di cos'è Halloween o altro, eccetto scherzetto, dolcetto, cioè, è veramente, o qualche zucca così, non c'è un vero. Allora, come io spiegherei? Il cristianesimo cerca di utilizzare questa semplice immagine, che la morte è un sonno. Allora, ecco perché non bisogna mai dire al bambino che adesso non c'è più, è altrove, è altrimenti, è con Gesù, diciamo così. Anche perché il cristianesimo ritiene che c'è un livello di comunicazione, quello spirituale, per cui quelle che sono le fratture nostre tra presente e al di là. Ecco, nel piano spirituale invece non ci sono, ecco perché il senso della liturgia e della celebrazione, quello che un po' con termine tecnico chiamiamo la comunione dei santi, significa la comunione degli spiriti, ti permette, ecco tu che sei vivo, di pregare per un defunto, e questo ha un'efficacia e questo ha un risvolto di positivo, nello stesso tempo di invocare la protezione dei defunti, anche se il discorso della comunicazione, essendo su piani diversi, non ha quella facilità o non ha quei canali. Io dico sempre, infatti, quando qualcuno dice ma io avrei desiderio di vederlo, ma tu non devi continuare a ripercorrere i sentieri precedenti, quello del corpo e della fisicità, adesso devi cominciare a sentirlo dentro. E faccio in un momento un esempio: quando qualcuno ti ama, non è che tu senti il suo amore solo quando ce l'hai davanti, ma anche quando lui non c'è, sai che il suo amore ti accompagna, il tuo lo accompagna, perché l'amore non è semplicemente un fatto fisico, ha anche questa dimensione di anima, di spiritualità. È chiaro che secondo me, ecco, incominciare a parlare ai bambini che il limite della realtà non è quella che qui vediamo, ma che c'è un oltre, un altro, penso che sia una cosa, ecco, che non dobbiamo rimandare, altrimenti noi, ecco, educheremo dei bambini che dinanzi alle vere grandi domande e sfide della vita, la vita, la morte, l'aldilà, ecco, li avviamo al mistero della vita in maniera impreparata, in maniera veramente sprovveduta, e questa penso che non sia una ricchezza. Per noi la morte, quando noi abbiamo capito che è un passaggio e un anello della vita verso un'altra vita più vasta, verso le persone care che sono morte prima di lui, va a raggiungere e loro lo interrogano: come sta mia figlia, come sta mia nonna, come sta... La relazione, il racconto per i bambini, con piantare la fede, perché a questa età si pianta la fede, nell'età, quando non è arrivata l'età della pubertà, noi piantiamo in lui la fede, in Dio, ma questo Dio, stavamo parlando che ha 99 nomi e ogni nome è un attributo assoluto, ma gli attributi colpiscono di più la misericordia di Dio, che nel capitolo aprente del Corano, che è formato da 7 versi, in 2 versi viene citato misericordioso, clemente, 2 volte.
quindi in due su sette è già una percentuale altissima del rapporto nostro con Dio e di Dio con noi. E quindi la misericordia di Dio, Dio dice, «Urahmati wasiat kulla shay». E dice in un detto del profeta, sulla bocca di Dio, «Urahmati sabqat ghadabi», la mia misericordia precede la mia ira. C'è un detto bellissimo del profeta che parla della misericordia di Dio. Dice, la misericordia di Dio è stata suddivisa in 100 parti. Dio ha fatto scendere sulla terra una parte e ha trattenuto per il giorno del giudizio 99 parti. Quindi voi dite Dio amore, noi diciamo Dio misericordioso, clemente. E quindi noi lo diciamo al figlio, al bambino, che papà in un viaggio, perché effettivamente può assentere un padre dalla sua famiglia per andare a lavorare all'estero, e questo accade in tante famiglie, e noi possiamo spiegare a lui che papà è andato verso Dio, è andato in un viaggio, e questo viaggio che Dio misericordioso lo metterà in paradiso e sarà accolto, e incontrato altri parenti morti che lui li conosce oppure li facciamo conoscere, in modo lo prepariamo a capire cos'è la morte, e noi lo raggiungeremo un giorno anche noi andremo a trovarlo, e quindi non è la fine. E per questo io dico a tutti gli amici che quando muoiono cari, parenti, figli, cose, non bisogna disperarsi perché c'è la distruzione o la fine, la morte è un passaggio, qua e là c'è un attimo. Ma questo attimo nelle mani di Dio, nessuno lo può staccare quella spina se non Dio. E quando Dio dice, quando arriva quel momento non si può né anticipare né posticipare. Dice, sarete raggiunti dall'angelo della morte anche se foste in una fortezza. E quindi non dobbiamo spaventarci dalla morte, perché andare verso il misericordioso. E Mosè, quando stava per morire, e quindi ha dato un colpo all'angelo della morte, perché l'angelo della morte voleva prendere la sua anima, e lui è ritornato da Dio dicendo, Dio mi ha dato un colpo, ha detto va bene, vai da lui e fallo mettere la mano su un toro, e quanti sono i peli sotto la sua mano lui vivrà. E quando è ritornato lui ha detto ma dopo cosa succederà? E ha detto, succederà la morte. Ha detto, no, preferisco andare ora. E il nostro profeta pure, quando stava per morire, ha detto, Dio mi ha fatto scegliere tra la vita o andare verso di lui, io ho scelto di andare verso di lui. Raccontando alla sua figlia Fatima, che raccontato una cosa, lei si è messa a piangere, poi raccontato un'altra volta, lei si è messa a ridere. Quando spiegò Fatima cosa ha raccontato al profeta, ha detto, la prima cosa mi ha raccontato che lui ha scelto la morte, e allora io ho pianto. La seconda cosa mi ha raccontato che io sarò la prima della sua famiglia a raggiungerlo, mi sono messa a ridere. E ci sono tanti dei compari del profeta che dalla gioia gioivano molto di andare a incontrare il profeta, dicendo questa frase, «Ghadan nalqal ahibba Muhammadun wa sahba», domani incontreremo i nostri amori, il profeta, i suoi compagni. Quindi per noi la morte è un passaggio, quindi non bisogna spaventare né i piccoli né i grandi. Parliamo di riti e luoghi dei morti. La morte ovviamente non colpisce soltanto l'individuo, non colpisce soltanto la famiglia, ma ben un gruppo ben ampio, colpisce diciamo l'entourage del defunto. Ecco che il gruppo poi si avvicina alla famiglia, si avvicina alla persona che è in lutto. E qui variano le usanze, variano i riti, variano anche i funerali che vengono svolti da una società a un'altra, ma penso che abbiamo comunque, tutte le società hanno comunque
comunque qualcosa in comune, anche se c'è una sottile diciamo, diversità nel ricordare, nei riti, nella celebrazione dei funerali. Per esempio in Italia, posso parlare della religione cristiana, per le morte poi si celebra in nero, in Nord Africa invece in bianco. I tempi del ricordo del defunto che varia, ci sono società che sono quasi, diciamo, come tempo del ricordo va fino a un anno, fino a un anno la famiglia colpita, diciamo, da questa disgrazia tiene il lutto per tutto l'anno, non si celebrano matrimoni, non celebrano niente altro. Nella religione musulmana va verso i 40 giorni, poi in caso di una donna vedova gli viene richiesto da parte delle altre famiglie, dall'altro gruppo intorno, di togliersi comunque il lutto, togliersi il bianco, diciamo, indossato per poter riprendere la vita. Ecco, la domanda è questa: come vi sentite voi in confronto a un altro morto che non sia quello d'appartenenza? Lei sicuramente ha partecipato anche più di una volta a dei funerali di altre persone che non sono di religione cattolica, lei è stato sempre presente, mi approfitto per ricordare anche la sepoltura di qualche sfortunati immigrati che sono decessi, morti, diciamo, durante il naufragio per raggiungere l'Europa. Arriva. Ecco, a lei come lo sente in quel momento e con quale approccio religioso lei si avvicina al defunto in quel momento? Io penso che la morte risvegli un senso di sacralità nel mistero della vita dell'uomo, ecco perché si diceva misericordia per i defunti, come dire, e perché veramente la morte è una grande trasformazione. Ed è chiaro, penso, che la morte ti fa capire che al di là delle nostre differenze l'uomo c'è una strada che percorre ed è per tutti uguali. Nasciamo come un mistero, senza averlo scelto, senza averlo determinato, e ce ne andiamo per un sentiero che percorriamo anche senza volerlo. Gli antichi dicevano che la morte accompagna chi la segue, ma tira chi resiste. Io penso che la religione cristiana almeno si incarica di dire che quello è un passaggio che dobbiamo fare nella pace. E a questo proposito vorrei citare appunto quello che dice il Libro della Sapienza, una lettura molto diversa del mistero della morte. Agli occhi degli stolti la loro dipartita è considerata una sciagura, ma essi sono nella pace. La loro fine un tormento, ma essi sono nelle mani di Dio. Ecco, io penso veramente che per il mistero della vita e per il mistero della morte, per leggerla nella sua verità, altrimenti ci fermiamo alle opinioni, abbiamo bisogno degli occhi di Dio, gli unici che possono penetrare il mistero della vita e il mistero della morte e farci capire che la morte è vita e che la vita è morte. Nella religione musulmana e nei cimiteri musulmani sono ovviamente molto diversi, diciamo, da un posto all'altro, ma il fatto che accomunati, diciamo, della stessa religione, penso e suppongo che anche i riti e le preghiere vengono svolte della stessa maniera. Ecco, come funziona nella cultura della religione musulmana o come si vive nei cimiteri dei defunti musulmani, visto che non viene celebrato con dei simboli o con delle immagini o con delle altre, c'è soltanto delle scritture sulle tombe, diciamo, dei tombe dei musulmani. Secondo lei come la vede questo ricordo di fronte soltanto a una scrittura senza avere un volto, senza avere un simbolo che ricorda il defunto? Come l'Islam è basato sulla unicità di Dio,
come nel Vecchio Testamento non avrai nessun Dio al di fuori di me, l'Islam dice Qul hu Allahu ahad, di che Dio unico e che tutti si rivolgono a Lui, che Lui non genera, non è stato generato. E quindi l'Islam ha proibito tutte le forme di idolatria oppure quello che si avvicina all'idolatria di scolpire immagini di cose animate, uomo o animale. Allora la morte, la preparazione quando io arrivo al momento della morte, perché la fede per credere, e credere significa in cose che io non ho visto, in Dio, negli angeli, il paradiso, l'inferno, tutto questo credenza. Quando io inizio la fase della morte, il distacco dell'anima dal corpo, si inizia a morire dai piedi e si toglie questo velo e cominciamo a vedere quello che noi non vedevamo. E allora in quel momento il morto o contento o scontento, contento per quello che lo aspetta di bene perché lo vede, quindi quando viene sepolto, noi prima di seppellire il morto, laviamo il morto, avvolgiamo con lenzuolo pulito, bianco, e poi facciamo una cerimonia religiosa, la preghiera per il morto, e naturalmente preghiamo sia per lui, sia per tutti i morti. Poi viene sepolto messo sotto terra, perché dalla terra arrivato alla terra ritorna, e quindi si scioglie nella terra, e l'anima invece, le anime buone vengono trattenute insieme, le anime cattive vengono trattenute insieme, e la tomba sarà o un pezzo di paradiso o un pezzo dell'inferno, e vive quella dimensione. Naturalmente noi facciamo tutte le preghiere e il morto ascolta a noi e sente noi, solo che lui non può parlare. Il profeta una volta dopo la battaglia di Badr parlava con i miscredenti che erano morti in quell'occasione, dice avete trovato quello che Dio vi ha promesso? E un compagno del profeta dice ma loro ti sentono? Dice ma voi non sentite più di loro, significa loro ci ascoltano, quindi è proibito passare sopra la tomba, è proibito sedersi sopra la tomba, oppure rompere un osso per un morto come rompere l'osso per un vivo, perché loro vivono in un'altra dimensione. Quindi per noi la preghiera sempre per i morti, i nostri morti, in qualsiasi momento, ma la religione islamica non vuole che noi mettiamo tombe per essere visitati, per non dimenticare Dio, perché al tempo di Noè fecero tre idoli per commemorizzarli, ricordarli dopo, che erano per dei santi. E col passare del tempo loro hanno cominciato ad adorare questi idoli e Dio vuole che noi adoriamo solo Lui. Dobbiamo arrivarci alla conclusione. Sì, tu annuncia che subito dopo la sigla, no, prima di andare in onda, andrà in onda l'intervista sul dialogo interreligioso, una testimonianza di Padre Dall'Oglio. E alla conclusione avremo questo film che abbiamo voluto includere a fine serata, che è Messia Ibrahim e i fiori del Corano, che racconta proprio della necessità di stare vicino anche tra diverse religioni. Io volevo ringraziare i due partecipanti per questa occasione, grazie mille. Assando, volevo dire qualcosa? Sì, io no, un'altra domanda, ma se è possibile una risposta in una parola, magari, o anche in due parole. Qual è il destino dell'anima e che cos'è l'aldilà? Ci cominciamo da capo. In breve. No, è una frase concreta. Già destino? Allora, qui siete messi a dura prova. No, diciamo. Facciamo una semplicissima considerazione. Io ritengo che l'ultima dimora dell'uomo non è soltanto ciò che l'uomo vive e sceglie, ma c'è anche un Dio che ha una volontà esplicita di salvezza. Io mi aggrappo sempre ad una parola della Scrittura che dice che Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati. Io mi posso perdere, ma io credo in un Dio che per non perdermi si è perso Lui su una croce per amore. Per noi la morte
la vita è una continuità per l'incontro con Dio, e quindi va oltre questo anello successivo che è dietro questa porta che si chiama la morte, l'anello della raccolta nel giorno del giudizio, che saremo tutti raccolti, e buoni e cattivi. Poi ci sarà un ponte sopra l'inferno che tutti dobbiamo attraversare, chi cade nell'inferno, chi arriva al purgatorio e chi arriva in paradiso. Poi Dio abolisce il purgatorio e rimane definitivamente l'inferno e il paradiso. Ma è questo, per questo motivo c'è l'inferno, quindi Dio non abolisce l'inferno, ci sarà chi va all'inferno, chi ci sarà. Speriamo che tutti vanno in paradiso e preghiamo che tutta l'umanità prenda il percorso di Dio per meritare la misericordia di Dio, che è Dio più misericordioso, dice il nostro profeta, della mamma nei confronti dei suoi figli. Bene, dobbiamo chiudere, l'argomento è stato quanto mai tosto, bello. Devo dire che questa può essere annoverata come una delle belle pagine che una televisione privata possa fare. Speriamo di aver contribuito, diciamo, a far capire che le differenze tra le varie religioni, quindi tra le varie etnie, sono talmente sottili. Stasera abbiamo voluto aprire qui, per chiarirlo, per chi non l'avesse inteso, qui davanti ci sono i libri di Dio cosiddetti, che sono la Bibbia e il Corano. Ci sembrava giusto, diciamo, dare privilegio a questi due libri sacri, dove c'è il fondante della religione sia cristiana che quella islamica. Così come mi diceva prima di andare in onda l'imam Mafid, mi diceva che l'80% dei libri possono essere assimilati, perché non c'è differenza per l'80% del contenuto tra l'Islam e tra il cristianesimo. E credo che questa è stata una bella pagina, perché ce l'avete rassegnata, e per chi non vive nella quotidianità vicino a queste tematiche, stasera credo che si sia potuto toccare con mano quando, appunto, il Dio è solo uno, poi ognuno lo declina come... ma sono sottigliezze le altre. Le cose più importanti sono queste. Grazie all'imam Mafid Abu Tawq, grazie a Sua Eccellenza Monsignor Calogero Peri, vescovo della Diocesi di Caltagirone, grazie per la vostra presenza, e ognuno sgranate, vi ho visto durante la trasmissione che sgranate ognuno il vostro rosario, ed è bello, continuate a farlo, ricordando noi che invece non abbiamo questa attitudine, questa facilità di approccio al rosario, che è una delle cose che accomuna le due religioni. Noi abbiamo l'80% in comune in tutte le tre religioni monoteistiche, la religione ebraica, cristiana, musulmana. E il musulmano, se non crede nel Vecchio Testamento e nel Nuovo Testamento, in Mosè, in Abramo, in Elia, in Isacco, in tutta questa catena di libri, di messaggeri, non è più musulmano. Aggiunge qualcosa, Eccellenza? No, va bene così. Grazie. Grazie a Hassan, grazie a Manuela, ci vediamo alla prossima. Grazie a voi della cortese attenzione. L'appuntamento è per mercoledì prossimo con Al di là del mare. Buona serata. Aspettato, con speranza che aprendoci troveremo delle cose belle, delle cose di valore, delle cose interessanti anche e piacevoli perfino. Il principio fondamentale direi che è l'umiltà. Chi pensa ad avere tutte le ragioni probabilmente non ha ragione. Chi pensa ad avere l'unica religione vera, probabilmente ne ha una falsa. Chi pensa di avere tutto da insegnare, non riesce ad imparare. Quindi questi sono alcuni dei principi del diavolo. Ma insomma, siccome la religione che aspira alla verità
aspira anche all'universalità, e siccome l'universalità si fa solo religioni, è possibile solo in un orizzonte di convergenze nel plurale. E siccome Dio ha fatto questo mondo così bello nel suo essere variegato, diverso, plurale, allora la verità dei nostri atteggiamenti religiosi si realizzerà solo in questa costituzionale del mondo spirituale. La reciprocità significa non aspettarsi dagli altri le stesse cose, no? Che io vorrei che loro si aspettassero da me. La reciprocità nella differenza significa che quello che l'altro vuole darmi è diverso da quello che io spero di ricevere. Quindi la reciprocità, a prescindere da alcune questioni legali che hanno a che fare con la diplomazia, ma nel dialogo la reciprocità è una sciocchezza, significa presumere che siamo uguali, ma siccome non siamo uguali e per questo dialoghiamo, la reciprocità, l'unica reciprocità che cerchiamo è quella di avere di fronte uno che sia interessato al dialogo, ma anche l'interesse nel dialogo si esprime in modi molto diversi e quindi non ci devono essere pretese né precondizioni. Il dialogo è una presa di posizione aperta e genera nello spazio di vita degli altri eventualmente un desiderio di dialogo genialmente espresso in modo originale a partire da quello che l'altro è e che io non mi posso inventare. Lo scoprirò. Come fare a eliminare il pregiudizio? È non schifarsi dei pregiudizi. La lumaca cammina sul suo sputo e noi pensiamo con i pregiudizi. È attaccarsi al pregiudizio che ci impedisce di camminare, è come se ci appiccicassimo. Ma finché il pregiudizio lubrifica il movimento, è movimento stesso, fa parte del movimento. Quindi è un'idea che ho, ma che sono già pronto a sviluppare. È un'idea che ho, con la quale penso, senza idee, abbiamo cervelli vuoti, no? Allora, sono idee che ho e che sono pregiudizi, giudizi iniziali, che però sono già in movimento, sono già in dinamica di superamento, di accrescimento, di crescita. Siamo pazienti con i pregiudizi che abbiamo, impariamo a essere pazienti con i pregiudizi altrui, che sono sempre un modo di affrontare la realtà. Nel maggio del 2012, in una città circondata, bombardata, distrutta, colpita, dove era bombardato pure l'ospedale, e cercavo delle persone rapite, cristiane, rapite da un gruppo di estremisti. E quindi attraverso il dialogo sono stato in grado di incontrare un gruppo dietro l'altro, da vicinato in vicinato, da contiguità a contiguità, finché alla fine ho passato tutto un pomeriggio a dialogare con una persona che tra virgolette potremmo definire molto estrema, che pensava che il dialogo è inutile, che pensava che il dialogo religioso è inutile. E dopo un pomeriggio di conversazione, per non chiamarlo dialogo, di curiosità, di ascolto, si è convinto a presentarmi delle persone che erano in contatto con quelli che avevano la persona rapita. Allora poi dopo c'è stata una seduta ulteriore con questi, che si potrebbero chiamare di cultura Al-Qaeda, per dir così, con i quali pure ci siamo chiacchierati, dico, ma perché sei venuto qua? Che cosa vuoi? Qual è la tua intenzione? Che cosa è il tuo, qual è il tuo interesse nella relazione con l'Islam? E abbiamo parlato di venuta di Cristo alla fine dei tempi, abbiamo parlato di venuta del Badi,
del Mahdi musulmano, dell'atteso, del ben diretto musulmano, abbiamo parlato della nostra speranza finale di uomini che credono in qualcosa. E su questo c'è stata come una fluidificazione dei cuori e mi hanno restituito la persona rapita. Sono sempre le caratteristiche degli altri, mai le nostre. La pace senza diritti mi fa schifo, la pace senza democrazia fa vomitare, la pace senza crescita, senza sviluppo, senza movimento, è una pace, proprio dice, dormano in pace i morti. No, noi siamo per il combattimento, per il jihad, per l'andare oltre, per il conquistare uno shalom, un salam, una pace che valga la pena, in movimento.